l'ho scelta per questo progetto bianca, un po' macchiata ragazzi, ma io non le so togliere le macchie, questo è un dono che non ho. Ma sei sicura che non la vuoi più? No. Ok, allora sì. L'anno prossimo compriamo una. Allora facciamo una decisione. Allora o così. Vuoi venire qua a festa, così guardi. O disco suite. Facciamo un lavoro principalmente di produzione artistica, siamo artisti, sostanzialmente cercando di lavorare in processi di lungo termine in cui il processo di produzione culturale, di produzione artistica sia molto radicato all'interno di alcuni territori specifici. Tendenzialmente ci occupiamo di progetti che mettono assieme degli aspetti urbanistici con questioni sociali, quindi il comprendere le problematiche, come vive la gente, e possibilmente cerchiamo anche di trovare risoluzioni di tipo economico per cercare di trovare dei nuovi livelli di sostenibilità per le città contemporanee. Il progetto di Landscape Choreography sostanzialmente vuole proprio lavorare con tutte quelle situazioni in cui la gente, i cittadini, gli artisti si auto-organizzano. Abbiamo pensato soprattutto di iniziare a conoscere e a comprendere il quartiere, comprendere quali sono le problematiche da un lato, ma anche comprendere quali sono le potenzialità latenti. È un quartiere che da un lato è molto benestante ed è un quartiere anche che ha delle sacche di marginalità incredibili. In questo caso abbiamo pensato proprio di creare l'idea di una repubblica immaginaria, perché appunto ci siamo trovati davanti a un quartiere come tanti magari a Milano che si sentono marginali e che hanno bisogno invece di rafforzare una propria identità. L'idea che ci è venuta dopo 2 o 3 mesi che parlavamo con le persone del quartiere è stata quella di creare come un enorme tessuto, un'enorme bandiera, un enorme stendardo che potesse essere composto come un patchwork di ognuno dei soggetti che abbiamo conosciuto e che sta dando qualcosa al quartiere. Come entrare proprio nelle case, nelle associazioni, nella vita appunto di tutti i giorni e chiedere a ogni soggetto di donarci una tovaglia. Alla fine di questa chiacchierata, guardando in faccia le persone, abbiamo detto adesso dobbiamo pensare qual è un simbolo che su questa tovaglia possa rappresentare la tua storia e la tua presenza qua, in questo quartiere.